Ad esempio, a me piace Rino è il titolo dell'incontro organizzato dall'Associazione Culturale Mediterrarte e che rientra nel programma della Summer Invasion, una serie di eventi presso il Parco Pitagora di Crotone. Tema della serata, ovviamente, il cantautore crotonese Rino Gaetano. Sì, insomma, questa proposta che fanno Giovanna Ripolo e Antonio Santoro è una proposta di qualità, una proposta sempre che mette insieme arti diverse, in questo momento letteratura e musica, ed è stata una serata interessantissima, premiata da un pubblico folto, sempre rispettando le norme Covid, ma che ha valorizzato ancora di più questo nostro grande artista crotonese, anche in una dimensione, diciamo, non solo popolare, ma intellettuale e culturale. Diciamo, colgo questa serata in questo senso, dove il cantautore Rino Gaetano diventa ancora di più profeta dei nostri tempi, ma appunto in un ambito propriamente culturale e intellettuale. Un'estate piena di eventi che ancora non è terminata. È stata davvero interessantissima, ricca di eventi, ma ricca di eventi di qualità. Cinema, teatro, rassegne musicali, attività per bambini, attività per gli anziani, insomma un'attività che ha visto le varie discipline culturali, artistiche, musicali, cinematografiche in un progetto appunto di alto profilo che ha visto una forte aggregazione del pubblico crotonese, ma sul livello alto di partecipazione e di qualità. Conduttrice della serata, svoltasi all'aperto e in rispetto delle norme anti-Covid, la professoressa Giovanna Ripolo, che ha raccontato Rino attraverso i testi delle sue canzoni. Rino è proprio l'artista per eccellenza che ha cantato l'umanità nelle tutte le sue sfaccettature, in vizi, in pregi, in difetti, in virtù, e ha raccontato un po' anche la storia, perché io questa sera ho fatto un po', la mia funzione era quella di fare la prof, no? E spiegare anche cosa c'era dietro un po' tutto ciò che Rino raccontava. Esperimento più che riuscito e che potrebbe ripetersi. Questa è una sorta di puntata zero, di una sorta di format che mi piacerebbe realizzare, non solo naturalmente su Rino Gaetano. Intanto questo ci piacerebbe tanto, ne abbiamo parlato con Luigi, renderlo ancora più articolato, portarlo magari anche in teatro con l'ausilio anche delle immagini, e fare un discorso del genere anche su altri cantautori, quindi non solo su Rino Gaetano. Quindi fare un percorso di questo genere per entrare un po' dentro la musica d'autore, che a tutti è assolutamente letteratura. Accanto alla prof, il cantante Luigi Caterisano, in arte Luis, stuntman della Kathmandu Band, che ormai da anni porta in giro l'arte di Rino Gaetano. Questa sera l'abbiamo ricordata in maniera più intima, va. Chitarra, acustica e voce, attraverso un racconto di Giovanna Ripolo, insomma, che ha spiegato la sua vita, diciamo che ha fatto questo viaggio fin dall'infanzia qui a Crotone, e poi, insomma, ed è emigrato fino a Roma e ha avuto un grande successo, grande Rino. Sempre bello, pertanto, portare avanti il culto di Rino Gaetano, sempre più in voga tra i giovani. Ma ti posso dire, guarda, sulle nuove generazioni Rino è immortale. Cioè, se tu prendi ora un bambino, sa quasi tutte le canzoni a memoria, credimi. Incredibile, È vero? incredibile veramente, quindi questo deduce che Rino è immortale. Ma Luis ha anche iniziato un percorso da solista che lo porterà a Sanremo Rock. Io ho mandato un mio brano inedito a Sanremo Rock Trend quest'anno e sono passato al turno, e infatti 5 settembre devo partire per affrontare questo concorso. Insomma, sono in finale, vediamo chi vivrà, vedrà. Dove chissà, magari potrà ricalcare proprio le orme del compianto cantautore crotonese. Magari, chissà, sì. Con stella neon è un poco d'universo, e mi sento un eroe a tempo perso.